Ogni volta, ragazzi, che provo uno smartphone come questi, penso, e mi capita davvero sempre, vedessi mai uno di questi smartphone in giro in mano alla gente, lo zero di zero. Eppure ogni anno non solo Red Magic, no, propone smartphone di questo tipo e ogni anno riescono anche a sorprendere in qualche modo. E con questo Red Magic 8S Pro è riuscita ancora di più nel suo intento. Fa davvero paura e adesso vi spiego il perché. Attenzione però, ragazzi, non è uno smartphone che consiglierei a tutti, è pesante, è spesso, è tanto praticamente in tutto, ma allo stesso tempo è probabilmente insieme ad altri pochi lo smartphone che più mi fa dire wow quando lo accendo per la prima volta, e non sto scherzando, ma adesso vedrete tutto nel dettaglio. La confezione, come sempre, è completa di tutto. Abbiamo all'interno il caricatore rapido, la cover trasparente, un cavo oltre installato direttamente sul dispositivo. Abbiamo una bella pellicola che va a proteggere questo strepitoso display, che è uno dei suoi punti di forza, perché è veramente tantissima roba. Questa volta ho scelto la versione Platinum, dovrebbe chiamarsi così, che invece di mostrare una back cover trasparente in vetro, troviamo questa back simil alluminio, credo però comunque sia del vetro, spazzolato, che, ragazzi, regala dei riflessi che sono pazzeschi. Com'è pazzesco poi il telaio, che è davvero massiccio, bello da vedere, ma soprattutto con questa forma a mattoncino. Io adoro questo intaglio, questi spigoli del device. In mano per me sta da Dio, nonostante le dimensioni. Prima di proseguire però, ragazzi, voglio essere chiaro con voi. Questo smartphone è pesante, pesa 230 grammi, è spesso 9 mm, insomma è una bella mattonella, in pianta si fa sentire, ma lui è uno smartphone perfetto così, perché è uno smartphone da gaming, e uno smartphone da gaming deve avere queste misure. Passiamo adesso alla ciliegina sulla torta. Il display è strepitoso, non c'è altro da dire, è completamente piatto, 6,8 pollici a 1300 nits di picco e 120 Hz, è un AMOLED con ben 960 Hz di sampling rate. Insomma, ragazzi, è una macchina da paura, e come vedete è super ottimizzato anche per quanto riguarda le cornici. E l'effetto visivo lascia davvero di stucco. Lui è uno smartphone, ragazzi, bellissimo. Ecco, a rendere però unico, se vogliamo, questo Red Magic rispetto a tanti altri, è proprio quelle che sono state alcune scelte che a me fanno impazzire. Guardate il pannello frontale, non c'è la cam frontale, non c'è nessun foro. Anche qui, come nei modelli già visti, è stata utilizzata una fotocamera frontale sotto il display, con una qualità mediocre, ok, ma va bene così, perché lui è uno smartphone da gaming. A noi non ce ne frega nulla, chi compra questi smartphone per giocare, non gli interessa avere una cam di qualità per fare i selfie, gli interessa avere un pannello che non abbia disturbi, impedimenti in momento, nella fase di gioco, no? Ed è questa una cosa che amo, perché poi, alla fine, il pannello è strepitoso, avere tutto in uno, non avere interruzioni, lo amo davvero per questo. Ecco, ragazzi, fin qui nessun cambiamento, quindi dal modello dell'anno precedente, il design è identico, il display praticamente identico, sono anche le stesse le misure del device, nessuna modifica nemmeno nel telaio. Ciò che cambia invece in realtà è il processore, ragazzi, e credetemi, se non avessi letto la scheda tecnica non me ne sarei probabilmente nemmeno accorto. Ormai la potenza di questi smartphone è talmente alta che percepire le differenze da un modello rispetto ad un altro, da un processore ad un altro soprattutto, è praticamente impossibile. Comunque, sotto il cofano di sta bomba a mano, perché qui, ragazzi, non si parla di un petardo, si va oltre il petardo, abbiamo l'ultimissimo Snapdragon 8 Plus Gen 2, che, ragazzi, boh, giuro, è praticamente inutile, lui vola di più, cioè strapotente. Nel gaming ovviamente è inutile perdere del tempo, è un trattore, ragazzi, si mangia qualsiasi tipo di gioco e non, sicuramente non va in crisi, visto l'hardware che c'è, è davvero super godurioso in questo. Il display poi regala emozioni, poi i tasti dedicati per i veri appassionati dello sparatutto ci vanno a nozze, ragazzi, ci vanno a nozze. Se non lo sapete, questi tipo di smartphone, soprattutto Red Magic, ha utilizzato dei tasti qui a sfioramento dedicati che si possono personalizzare con determinati giochi, che permettono di avere dei comandi specifici davvero utili per chi utilizza lo smartphone per giocare. Quindi davvero tantissima roba in questo. Non c'è la fotocamera frontale, ci sono dei tasti dedicati, uno smartphone perfetto per il gaming. Ma quindi, cari ragazzi, alla fine cosa c'entra il titolo, quindi Samsung, con questo Red Magic? Beh, ricordate Samsung Galaxy S23 Ultra? Al suo interno aveva uno Snapdragon Gen 2 potenziato,
4 Galaxy. Ecco, credo che questo Snapdragon 8 Plus Gen 2 sia semplicemente il processore utilizzato da Samsung su S23 Ultra oggi, quindi sotto falso nome, se vogliamo, perché in effetti il potenziamento visto dedicato su Samsung era solo per quel periodo. Adesso è scaduto, diciamo così, un po' l'embargo, il vincolo di utilizzo solo sui dispositivi Samsung, ed ecco comparire questa versione Plus. Quindi credo che il processore che troviamo qui dentro, sotto il corpo, estremamente potente, non sia altro che quello che c'era, quello che c'è su S23 Ultra, che è tanta roba. Ad aggiungersi però al processore già visto di Samsung, qui abbiamo anche il miglior sistema di dissipazione studiato possibile al mondo su questo Red Magic. Ma se gli facciamo fare un po' di giri, ragazzi, con i vari benchmark, lo smartphone comunque scalda, e anche parecchio, e non me lo sarei nemmeno tanto aspettato visto tutte le caratteristiche mostrate nelle varie schede tecniche prima che arrivasse il device. Lui, quando lo mettete sotto stress con il benchmark, lo sentite praticamente scottare, ma davvero tantissimo, sia la backcover che anche il telaio. Calma però, per quanto riguarda il resto dell'hardware abbiamo 16 GB di RAM, memorie straveloci, 512 GB di memoria interna, quindi ragazzi avete capito, parliamo di un vero e proprio smartphone da gara, è veramente veramente molto potente, ma come detto scalda come un fornetto, anche se voglio fare una precisazione che sia chiaro. Le temperature aumentano solo quando lo mettiamo alla frusta con i vari benchmark. Non succede quando giocate, non succede nell'utilizzo normale di tutti i giorni con il GPS, magari utilizzandolo come navigatore. C'è da dire però anche un'altra cosa che voglio sottolineare. Gli aumenti di temperatura non lo mandano in crisi, cioè non vuol dire che poi lui vada in down, ci siano delle applicazioni che non reggono. Anzi, il fatto è che le temperature aumentano troppo, probabilmente perché lo smartphone in qualche modo deve fare uscire le temperature interne e vanno a riflettersi su tutto il telaio e sulla back cover. Detto questo, non ha problemi di potenza in surriscaldamento, semplicemente diventa un problema tenerlo in mano perché è molto caldo. Dimenticavo poi cosa molto importante, il sensore per le impronte funziona bene, ma qualche volta mi ha creato qualche problemino, ha fatto cideca quando soprattutto mi trovo all'aperto con tanta luce. La vibrazione è ottima, soprattutto quando si gioca, i vari motorini delle vibrazioni sono veramente strepitosi. L'audio stereo fa decisamente paura, è veramente potentissimo. Inoltre abbiamo l'attacco jack per le cuffie qui sopra, se volete utilizzare lo smartphone per giocare con le cuffie a cavo. Il software finalmente è migliorato sia nelle traduzioni, che oggi sono migliori, e anche nelle icone. Adesso sono molto più piacevoli, più coerenti, e devo dire che non mi sento di trovare dei difetti lato software. C'è tutto quello che serve. Ecco, mancano solo degli update più veloci e magari qualche anno in più di patch e ovviamente di major update a rendere, diciamo, questi smartphone più durevoli nel tempo e più convincenti anche per chi poi si trova a spendere una determinata cifra per macchine di questo tipo. Ma per il resto diciamo che finalmente ho trovato un software che è stato di mio gradimento. Adesso passiamo al reparto fotografico, e qui voglio fare un discorsetto abbastanza importante. Parliamo di uno smartphone da gaming, quindi non dovrebbe interessare molto questo aspetto, no? Però poi in realtà quando spendo 700-800 euro, se il reparto fotografico non fa schifo, ne siamo tutti contenti. Ecco, quest'anno è stato utilizzato lo stesso sensore dell'anno scorso, un 50 megapixel Samsung che fa molto bene. Le foto con tanta luce sono ottime, i colori sono ottimi, mi sembrano anche migliori rispetto a quelle dell'anno precedente, probabilmente grazie anche ad un algoritmo migliorato e un software un pochettino più pulito. La grandangolare è media, nulla di che, mentre per quanto riguarda la macro da 2 megapixel, ragazzi, stoppiamoci qui. Per quanto riguarda i video, vi faccio vedere qui una clip a 4K a 60 frame per secondo. Signori, buongiorno. Allora, questo video è registrato in 4K a 60 frame per secondo dal nuovo Red Magic 8S Pro, 8S qualcosa, non ricordo. Comunque va bene, il titolo lo avete capito, troverete anche il link qui sotto in descrizione. Smartphone che permette di registrare a questa risoluzione, compreso la stabilizzazione, credo, digitale. Laghetto non grande, però comodo, dai. Si può buttare giù e riposarsi un pochettino, magari se avete mangiato fuori potete venire qua a prendervi un po' di ombra, un po' di sole. Silenzioso, ci sono dei ragazzini che stanno pescando, non male, non male. Non so la qualità video di questo dispositivo, poi la guarderò al computer, oggi è domenica, quindi non lo vedrò oggi, lo vedrò domani in ufficio, studio. Comunque non mi sembra malaccio, nemmeno la messa a fuoco, sembra veloce, e anche camminando
non mi sembra oscillare troppo per essere un dispositivo da gaming. Comunque presto vedrete tutto su YouTube e avete la possibilità di capire. Di certo questo smartphone non si compra per i video, per le foto, però se li fa e li fa bene, meglio, no? Comunque, cari ragazzi, come al solito io qui alla fine di questo video vi lascio alcune clip di registrazione, così potete vedere effettivamente come si comportano i microfoni, quella che è la stabilizzazione di questo dispositivo nei video, che decisamente mi ha convinto, non posso dire nulla, i video mi piacciono. Cosa invece molto molto interessante è che qui sotto in descrizione troverete il link a tutte le foto scattate da questo device a massima risoluzione che troverete all'interno del mio canale Telegram, così potrete andare a scaricarvele con tutta calma, dargli un'occhiata e decidere se fanno al caso vostro oppure no. È un dispositivo, ragazzi, di dual sim 5G, in capsula lui si sente molto bene, i microfoni si sentono bene, il sensore di prossimità è fisico, quindi non avrete nessun tipo di problema con il tacca stacca del telefono quando lo utilizzerete. Come detto, l'audio è stereo e si sente da 10, mentre per quanto riguarda la ricezione, devo dirvi che l'ho trovato un filino sottotono se lo confronto al mio dispositivo di riferimento, ovvero iPhone 14 Pro Max, sapete che utilizzo lui come principale. Ecco, stessa SIM Vodafone 5G, stessa zona, stesso punto, speed test, lui faceva un pochettino meno del mio iPhone. In generale prende bene, ma speed test un pochettino peggio. Quindi insomma valutate anche questo dettaglio. Parliamo invece adesso di autonomia. La ricarica è a 65 watt, quindi molto bene. Ricarica che va a ricaricare il doppio modulo da 3000 mAh. Quindi avete capito bene, sotto il cofano qui c'è una batteria totale da 6000 mAh. Che, visto la proporzione del dispositivo, ha quasi più amperaggio della mia Tesla che ho in strada, no? Ma a parte gli scherzi, detto questo, batteria molto grande, dispositivo ben ottimizzato, mi ha permesso di fare 2 giorni in uso veramente cattivo. L'ho utilizzato in auto, tutto in 5G, senza nessun tipo di problema, ho superato le 7 ore di display in 2 giorni d'uso, per me, a livello di autonomia. Basta, possiamo chiudere qui, ci siamo. Manca l'appello però, purtroppo, una ricarica wireless e in più non è certificato IP68. Ma di pro abbiamo una cosa molto molto importante. Un'uscita dedicata video dalla Type-C che vi permette di utilizzare questo dispositivo come una vera e propria console. Ci collegate un mouse, un joystick, la TV e potete tranquillamente utilizzarlo come dispositivo da gaming, come console, perché effettivamente le prestazioni ci sono tutte. Per il resto poi abbiamo il GPS che funziona bene anche a piedi nei centri città, il Wi-Fi è di tipo 7, il Bluetooth è di tipo 5.3, ha l'NFC ed è un dispositivo completamente compatibile con tutti i servizi di Google, quindi in tal senso non avete nessun tipo di problema. Potrete utilizzarlo come un qualsiasi device. Concludendo, cari ragazzi, dal modello precedente le novità alla fine sono davvero poche. Quello che è certo è che Red Magic sta lavorando davvero molto bene, fin troppo addirittura quest'anno, no? Ogni anno si migliora un pochettino. Ha poi un ottimo rapporto qualità-prezzo se andiamo a confrontare l'hardware, no? Se riuscissero a sistemare un pochettino il reparto fotografico utilizzando dei sensori un pochettino più all'altezza rispetto ai vari top di gamma di oggi, magari degli aggiornamenti un pochettino più corposi, qualche annetto in più di major update e soprattutto per quanto riguarda le patch, diventa un dispositivo davvero devastante sotto tantissimi punti di vista, a livello di design, strutturalmente, a livello di autonomia. È uno smartphone che funziona bene, ragazzi, ha un rapporto qualità-prezzo al lancio davvero molto molto interessante per l'hardware che monta. Lui è il primo dispositivo Android ad avere tutti sti cavalli e questo processore e a costare meno di tutti gli altri. Detto questo, cari ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, mettete un bel like a questo video e vi ringrazio per questo se lo farete. E vi ricordo, prima di chiudere, di commentare questo video con un bel hashtag RedMagic sì oppure un bel hashtag RedMagic no e fatemi sapere anche il perché vi è piaciuto o meno questo device. E niente, credo di avervi detto praticamente tutto. E come dico sempre, prima di chiudere, mi raccomando, fate i bravi. Ciao ragazzi, e a presto. Signori, buongiorno. Allora, questo video è registrato in 4K a 60 frame per secondo dal nuovo Red Magic 8S Pro, 8S qualcosa, non ricordo. Comunque va bene, il titolo lo avete capito, troverete anche il link qui sotto in descrizione. Smartphone che permette di registrare a questa risoluzione, compreso la stabilizzazione, credo, digitale. Laghetto non grande, però comodo, dai. Si può buttare giù e riposarsi un pochettino. Magari se avete mangiato fuori potete venire qua a prendervi un po' di ombra, un po' di sole. Silenzioso, ci sono dei ragazzini che stanno pescando,
Non male, non male. Non so la qualità video di questo dispositivo, poi la guarderò al computer, oggi è domenica, quindi non lo vedrò oggi, lo vedrò domani in ufficio, studio. Comunque non mi sembra malaccio, nemmeno la messa a fuoco sembra veloce, e anche camminando non mi sembra oscillare troppo per essere un dispositivo da gaming. Comunque presto vedrete tutto su YouTube e avete la possibilità di capire. Di certo questo smartphone non si compra per i video, per le foto, però se li fa e li fa bene, meglio, no? Ciao!